Buonasera, buonasera. Dunque, è il 3 giugno, è la prima seduta del mese di giugno, sbaglio? No, è la prima. Prima seduta del mese di giugno, l'ultimo giorno del nostro, l'ultimo mese del nostro corso regolare, poi vedremo se ci sarà un prosieguo non ufficiale nel mese di luglio, vediamo, bisogna trattare per affitti. Comunque la lettura per questa sera, noi stiamo continuando a leggere verso per verso il Dhammapada, questo antico testo che contiene aforismi attribuiti al Buddha stesso in persona. E quello, la lettura di questa sera, gli ho dato un titolo, Il Nesho che si crede furbo. Allora, cominciamo col Pali. Io balo magnati baliam pandito vapitenaso, balo cha panditamani, save balo tivocciati. Che tradotto significa: un nescio che riconosca ad essere tale, almeno in questo è saggio, ma un nescio che si crede furbo e se ne vanta è davvero uno scemo. C'è una storia che precede questo verso, e la storia è la seguente. Un gruppo di seguaci del Buddha giunse una volta al monastero per ascoltare il Dhamma. Due ladri si infiltrarono. Mentre il primo era intento a derubare i devoti e quindi non prestava attenzione a ciò che stava dicendo il Buddha, cioè non faceva caso a quello che stava dicendo il Buddha, l'altro ascoltò con attenzione, comprese rapidamente il Dhamma e smise all'istante di rubare. Dopo il discorso, i due tornarono al loro villaggio e prepararono la cena in casa del ladro che era riuscito a rubacchiare un po' di denaro. Lui e la moglie deridevano l'altro ladro. Sei tanto saggio che a casa tua non hai nulla da mangiare. Ah ah! Senza essere in alcun modo toccato dal sarcasmo, questi pensava tra sé e sé: quest'uomo è tanto nescio che pensa ad essere furbo. Il giorno dopo, il ladro, diventato onesto, tornò dal Buddha e gli riferì l'accaduto. E il Buddha, con questa gata, spiegò che il nescio, che sa di essere nescio, è saggio almeno a questo riguardo, mentre il nescio, che pensa di essere furbo, può a ragione essere considerato un vero scemo. Forse voi non ne siete coscienti, ma questo verso fa riferimento a una scoperta. Sai che spesso gli scienziati scoprono l'acqua calda, no? A una scoperta relativamente recente, nel 1999, mi pare. Ci furono due ricercatori americani che fecero una ricerca e scoprirono quello che poi da allora in poi è stato chiamato dai loro no cognomi effetto Dunning-Kruger. Avete mai sentito parlare dell'effetto Dunning-Kruger? L'effetto Dunning-Kruger è una distorsione cognitiva a causa della quale individui che sono poco esperti in un campo tendono a sopravvalutarsi, credendosi a torto esperti. Come corollario di questa teoria, spesso gli incompetenti si dimostrano estremamente supponenti. Questa distorsione, scrivevano Dunning e Kruger, viene attribuita all'incapacità metacognitiva da parte di chi non è esperto in una materia di riconoscere i propri limiti ed errori. Il possesso di una reale competenza, al contrario, può produrre la distorsione inversa. Con una ridotta percezione della propria competenza e una diminuzione della fiducia in se stessi, perché gli individui competenti sarebbero portati a vedere negli altri un grado di comprensione equivalente al proprio. Gli psicologi David Dunning e Justin Kruger della Cornell University trassero la conclusione che l'errore di valutazione dell'incompetente
deriva da un giudizio sbagliato sul proprio conto, mentre quello di chi è altamente competente deriva da un giudizio sbagliato sul conto degli altri. Questa, come effetto di questo corollario, c'è una graziosa chicca che ha circolato a lungo in rete, specialmente i primi tempi di internet. E questa dice, è anonima ma molto diffusa, discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo, ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, caccherà sulla scacchiera e poi se ne andrà zampettando impettito come se avesse vinto lui. Sebbene una descrizione dell'effetto Dunning-Kruger sia stata proposta solo nel 99, mi ricordavo bene, Dunning e Kruger stessi hanno osservato che considerazioni simili alle loro erano già state fatte in precedenza. In particolare Charles Darwin, che disse l'ignoranza genera fiducia più spesso della conoscenza. Fiducia in se stessi, l'ignoranza. Il nescio è più sicuro di se stesso della persona intelligente. E Bertrand Russell, che forse la disse nella maniera più completa, una delle cose più dolorose del nostro tempo è che coloro che hanno certezze sono stupidi, mentre quelli che con immaginazione e comprensione sono pieni di dubbi e indecisioni. Gerhard Fuller, commentando l'articolo, nota che Shakespeare si esprime in modo analogo in Come vi piace, una delle sue commedie, e dice «Il saggio sa di essere nescio, è il nescio invece che crede di essere saggio». Risalendo ancora più indietro nel tempo, come si può non ricordare la celebre frase di Socrate, il filosofo greco, attribuitagli dal discepolo Platone nella sua Apologia. Dice Socrate, dovetti concludere meco stesso che veramente di cotest'uomo ero più sapiente io. Costui credeva di sapere e non sapeva, io invece, come non sapevo, neanche credevo di sapere. Alla base del pensiero socratico è proprio la convinzione di sapere di non sapere, intesa come consapevolezza di non conoscenza definitiva, che spinge però al desiderio di conoscere. Più ci si addentra nello studio e nella conoscenza, più ci si rende conto delle infinite ramificazioni del sapere. Il paradosso è che il saggio, accrescendo la conoscenza in progressione aritmetica, accresce anche in ordine geometrico la cognizione della propria ignoranza. La conoscenza è un processo in divenire e mai del tutto esaurito. Prima ancora di Socrate individuiamo forse il germe più antico dello studio di Dunning-Kruger nella presente gata del Dhammapada, perché il Buddha fu contemporaneo dei mitici sette savi dell'antica Grecia vissuti tra il VII e il VI secolo a.C. La rileggiamo? Un nescio che riconosca d'essere tale, almeno in questo è saggio, ma un nescio che si crede furbo e se ne vanta è davvero uno scemo. Quindi l'effetto Dunning-Kruger era stato anticipato niente proprio di meno che dal Dhammapada. Ma è ovvio che sia così. Buddha aveva passato una vita nello studio di sé, conosceva benissimo tutti questi meccanismi che poi hanno sempre bisogno di qualche autorevole consacrazione scientifica per poter entrare nella conoscenza comune, se no ci entrano come proverbi. Questo è proverbiale, no? Vi domanderete come mai c'è stata una strana sincronia, una strana sincronicità. Io un po' per intrattenermi e un po' perché ero curioso, mi sono messo a vedere su Netflix un documentario, non mettetevi a ridere, sui terrapiattisti. E io ero convinto di passare un quarto d'ora, un 20 minuti, una mezz'ora divertente. E invece, accidenti, no? Io man mano che quel documentario andava avanti,
sentivo che mi prendeva una tensione e uno stato di paura perché mi rendevo conto del grado di fissazione delle persone intervistate che veramente credevano che la Terra fosse piatta. Cioè per loro Aristarco di Cirene, che misurò il meridiano terrestre ai tempi dell'ellenismo, circa nel 250-270 avanti Cristo, no, doveva essere un complottista. Con questa dinamica che è tipica di tutti i fissati, nesci, che credono. Con una sicumera che si davano proprio di gomito, vedi, cioè ascoltavano i discorsi degli astrofisici, vedi che questi qui non sanno niente, noi sì che sappiamo che la Terra è piatta. Cioè uno spavento, giuro. Per fortuna che questi almeno sembravano non violenti, ma ho percepito, ho fatto un collegamento, forse sbagliato, ma un sacco di religioni sono nate così. Con alcune persone che pensano di avere solo loro in mano la verità, che hanno dei nemici che sono coloro che non ci credono, e che per questo devo il piacere maggiore, la più grande cosa altruistica, no? Gli altruisti sono sempre così, vogliono sempre fare qualcosa per l'umanità, gli altri, no? Altruisticamente pensavano, dice, adesso togliamo dalla circolazione un po' di questi qui che non credono nella verità, così facciamo un piacere al pianeta. Questo sta succedendo ancora oggi. Diciamo questi terrapiattisti probabilmente sono innocui e spariranno, mi auguro. Ma quello che mi faceva paura è che stanno raccogliendo milioni di seguaci negli Stati Uniti. Milioni. E anche loro pensano che ci sia un complotto che vuole tenere l'umanità all'oscuro di questa verità, che la Terra è piatta, e identificano come i complottisti e gli scienziati. Quindi la scienza non è più un argomento che si possa usare contro di loro. Dicono, ma come la scienza dice questo? Eh sì, certo, ma sono tutti d'accordo. Noi sì che sappiamo la verità, quelli lì non sanno niente. Spaventoso, mi veniva veramente la pelle d'oca. Se vi capita, Netflix lo trovate. Non so se vi farà lo stesso effetto che ha fatto a me. Io avvertivo, ho cominciato a avvertire una certa tensione che non mi diceva niente di buono. Dicevo, ma questi qui sono pericolosi. No, ma non sono pericolosi loro, è pericoloso quel meccanismo che fa sì che persone che non sanno niente si immaginano, come aveva capito benissimo il Buddha, credano di sapere tutto e non ascoltano, come non ascolta il ladro, quello che non ascolta il Dharma, è più interessato a tirar su, a rubacchiare quattro soldi e prende in giro quell'altro. È l'effetto Dunning-Kruger proprio pienamente. Quindi questa combinazione di effetto Dunning-Kruger, di echo chambers, che è una cosa di cui noi abbiamo già parlato per via di Claudio, le camere dell'eco in cui noi creiamo degli ambiti in cui continuiamo a dire delle stesse cose a persone che sono d'accordo con noi, quindi ci confermiamo come l'eco, no? Che ci rimanda la nostra stessa voce, è di supponenza, che è in fondo un delirio di importanza personale, possono creare veramente dei mostri che possono fare del male. Se voi ci pensate, tantissime volte, tantissime delle sciagure che si sono abbattute sull'umanità sono partite dall'idea di un pazzo, come poteva essere Adolf Hitler. Qual è partito? Pazzo, psicopatico, però si è tirato dietro un sacco di nesci che pensavano di avere la convinzione di essere loro dalla parte del giusto e bisognava togliere di mezzo tutti questi ebrei che erano sicuramente il male del mondo. I nazisti erano uguali ai terrapiattisti. È questo che è spaventoso, secondo me.
Si sono svegliati dal sonno solo quando si sono ritrovati l'armata rossa a Berlino. Quindi, ma sono stati convinti fino all'ultimo. Quindi noi siamo sempre a rischio che avvenga qualcosa del genere. Non è alieno, anzi noi diciamo che c'è stato il progresso, no, 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 no. Questa gente si avvale di internet, non è mai, l'informazione non è mai stata così diffusa, eppure loro nel calderone scelgono solo quello, ciò che li conferma, scartano tutto quello che li sconferma, e non solo, veramente come i piccioni impettiti buttano giù i pezzi sulla scacchiera, ci caccano sopra e sono convinti di aver vinto loro. Comunque, interessante però. Soprattutto se pensiamo che è qualcosa da cui abbiamo bisogno di stare in guardia. Per le persone come noi che praticano e che hanno, diciamo, un insegnamento, hanno eletto un insegnamento a propria materia di studio o anche come principio cui da tenere presente come norme ispiratrici, eccetera, eccetera, stare attenti a non farlo diventare una sorta di terapiatismo. Perciò l'antidoto è, ricordatevi, cercate di fidate sempre di quelli che dicono che la verità è in un solo libro. Che sia il Mein Kampf o la Terra piatta o qualche altro volume, la verità non può essere in un libro, figuriamoci in uno solo. Boh, credo che possiamo salutare i nostri followers, lunga vita, prosperità e abbiate cura delle vostre vite.